Tremate, tremate, le streghe di Triora sono tornate. Chi è l'uomo ideale di un narcisista? Ciao, beati martiri che non siete altro, in questo caso beati martiri declinazione al maschile, perché oggi, dopo tanto tempo in cui vi ho parlato della donna ideale del narcisista, sto per parlarvi dell'uomo ideale per la narcisista. Iscriviti al canale e attiva la campanella dei Beati Martini che ti serve per essere informato dei prossimi video. L'argomento di oggi è l'uomo ideale della narcisista, ove per narcisista intendiamo una narcisista diagnosticata, una narcisista che presenta anche solo fortissimi tratti narcisistici, al punto di avere relazioni in cui comunque l'uomo ha sempre più o meno la peggio, diciamo così. Allora, prendo spunto da un video, Anita la narcisista, che ha anche un canale. Potete andare a vedere sul suo canale i contenuti che esprime. Voi lo sapete che non ho una posizione su un narcisista tout court. Non sono una donna che ha il dente avvelenato, questo, con il narcisista che quindi deve assolutamente assecondare le sedicenti vittime. È un po' particolare il rapporto con il narcisista. Io non so mai, dopo 4.000 esperienze al telefono con persone diverse, non posso dire veramente che il narcisista si lega con vittime. Spesso le vittime hanno, non oltre la codipendenza, anche tratti fortemente narcisistici e quindi non salvo nessuno fino a che non ho le idee chiare sulla situazione. Ecco. Cosa ci dice Anita, la narcisista che esprime da narcisista diagnosticata, perché tale si palesa anche nel suo canale, in una prima presentazione, giustamente lei si sofferma su quanto viene detto in giro. Cioè, la Anita, la narcisista, non è altro che una critica del narcisismo. Viene detto questo, come i film, no? È come se stesse a recensire i film. È stato fatto questo film, lo recensisco, dico la mia. E così è Anita. Quindi se qualche coach o psicologo ha un'idea e si esprime su un determinato argomento, sempre, rimanendo sempre nell'ambito del narcisismo, Anita dice la sua, mi sembra anche giusto. E quindi Anita, uno degli ultimi video che ha pubblicato, cosa dice a proposito dell'uomo ideale della narcisista? Va bene, allora Anita cosa dice? Innanzitutto, come le scatole cinesi, io parlo di Anita. Anita nel suo video è ispirata da una coach che si esprime sul narcisismo evidenziando dei punti che lo vedrete magari se andate insomma, a vedere il video di Anita. La narcisista ha bisogno di un uomo che l'ascolti, un uomo che la perdoni. Se ha sbagliato, è sbagliato non solo nel verbo, nell'esposizione di un concetto, comunque nelle offese che ha destinato al padre, ma anche qualcosa di molto più pratico come un tradimento, una donna che si lega allo status dell'uomo. Ok, allora. Io ovviamente vi rimando al video di Anita, anzi, prima o poi faremo sicuramente una squisita intervista divertente tra noi due. Vi invito a vedere il video, ma in questo momento preme che io dica la mia. Se andate qua e là nel web, senza che io me la canti e me la suoni da sola, vedete, insomma, la donna italiana, la donna europea, i sondaggi, perché ne sono stati fatti. Da questi
questi sondaggi, insomma, che cosa emerge? Per esempio, per la donna italiana, che diciamo non si discosta molto dall'ideale della donna europea, qual è il suo identikit, no? Di serial killer, no? Di uomo ideale, identikit mi viene in mente serial killer, non so perché. Allora, qual è? Allora, ai primi posti c'è un campione di 2000 donne. Da di donna e donna moderna alle università del Massachusetts o che ne so, di Stanford, per dirvi, cioè la risultante è sempre quella, no? Anche in Italia è così. La donna è attratta dall'uomo intelligente, dall'uomo pieno di muscoli. Come, cioè, i bicipiti, per esempio, che può avere il gladiatore nel foro, nel Colosseo, a contatto con i leoni. Può avere il torso di un giocatore di rugby, per esempio. La dolcezza dell'attore, mi viene in mente Bradley Cooper, si dice così. Oppure i soldi, non tanto di Bill Gates, perché che Bill Gates è un più ricco, ma di Elon Musk. E poi, che ne so, l'appartamento di anche di uno meno, cioè un briatore a Kensington Road, per esempio, quattro piani, un panfilo a Capri, cioè può pure bastare alla donna, non è che dobbiamo per forza. Il fascino di Clint Eastwood, per esempio, non lo so, oppure le bizzarrie di una persona strampalata, come so, Gianluca Vacchi. No, aspetta, Gianluca Vacchi no. Bene, quindi alla fine in questo sondaggio è emerso che la donna vuole l'uomo intelligente, l'uomo muscoloso come suo ideale, l'uomo che la faccia ridere, l'uomo che le dia sicurezza, l'uomo colto. Mi sembra che queste siano le stesse caratteristiche che cerca in un uomo, guarda caso, la donna narcisista. Però la donna narcisista è la strega di Triora, è la strega di Benevento, no? Da condannare, da crocifiggere, il mostro, perché è questo che continuano a dirvi di una donna che magari può avere sì un disturbo della personalità, ma che ha le stesse esigenze di una donna sedicente, non sospetta. E che facciamo? Allora, qual è la differenza, Angela, tra una donna narcisista, patologica e una donna che ha tutte queste aspettative? Allora, la differenza è questa. La donna narcisista ha un ideale di perfezione, quindi ha tutte queste caratteristiche che vorrebbe venire realizzate nell'incontro con l'uomo perfetto. La donna narcisista, però, che ha sempre l'asticella molto alta, sa che l'uomo ideale non è che non lo sa, sa che è difficile trovarlo. Quindi, mentre per una donna normale tutte queste caratteristiche rimangono nell'ideale, però la donna normale, diciamo, senza patologia, si accontenta tranquillamente di un uomo che non ha neanche tutte queste caratteristiche, che soddisfi magari l'idea di sicurezza e di accudenza e di generosità. La donna narcisista invece, quando cerca un uomo, considera tutte queste, le vorrebbe tutte queste caratteristiche nell'uomo ideale. Però in prima istanza, avendo comunque un'attrazione, si fa bastare 3-4 caratteristiche, che può essere bello oppure muscoloso, però simpatico. Coi soldi sì e no, ok? Brillante o magari che faccia delle belle battute simpatiche. La donna narcisista sa che l'uomo ideale è ben lontano dai suoi desideri, dalle sue aspettative. Lo sa benissimo, è questo il suo conflitto. Si sente molto la donna narcisista e quindi desidera molto. Indipendentemente dal fatto che la sua proiezione di sé, dalla sua percezione di sé sia grandiosa oppure no, comunque vuole il massimo, vuole qualcosa che la faccia palpitare.
Quindi in questa emergenza, in prima istanza, si accontenta, pur avendo uno standard più alto della donna che invece si accontenta, però non è meno stronza della donna narcisista, e diciamolo su, anche la donna narcisista, al pari di una donna normale, se non si verifica, cioè se non si realizzano tutti questi requisiti nell'uomo che la interessa in prima istanza, inizia una frequentazione. Magari certi requisiti verranno fuori dopo, cioè voglio dire, dà chance al partner, ma a un certo punto ritiene la donna narcisista che non è sufficiente. E effettivamente ogni volta rimane delusa la donna narcisista che gli standard imposti e desiderati non sono soddisfatti. Ci prova a conoscere l'altro, ci prova a metterlo nelle condizioni e testarlo per capire se c'è altro. Dà più opportunità a volte alla donna narcisista di una donna normale che si accontenta e basta e poi magari ti lascia su due piedi dopo 20 anni. La donna narcisista, come diceva Anita, giustamente, ama essere ascoltata come le donne normali. Se E che poi faccio fatica anche a parlare di normalità ormai, quando si parla di patologia. La donna narcisista, sì, è molto sensibile alle critiche, nel senso che ti gira meglio la frittata rispetto alla donna che invece ti asseconda per molto più tempo. La donna narcisista ti asseconda per meno più tempo della donna normale, perché ha fretta, ha bisogno di sentirsi soddisfatta nel minor tempo possibile. Ecco perché ti svaluta improvvisamente. Non è detto che la donna narcisista ti svaluti, perché spesso la donna narcisista che ha grandi infiammazioni cutanee, epicardiche, cerebrali per te, ha solo bisogno di non stare solo, sola, ha solo bisogno di credere in un'illusione più della donna normale. Quindi in te, investe in un tempo molto molto frettoloso a volte, in un tempo molto rapido e anche rapidamente però si rende conto di ciò che non va e non gli sta più bene. Allora ti testa. Attenzione, attenzione, se una donna narcisista sta con te per 1 anno, 2 anni, non è poco, perché comunque figurati con l'intuito che ha capito esattamente chi sei e le qualità che hai come uomo, ok? Però tu sei passivo-aggressivo, sicuramente sempre, e all'inizio l'accetti, perché la narcisista si rivela subito per quello che è, non diciamo cavolate. Si rivela subito con i suoi capricci, con le sue esigenze, cioè la vedi l'asticella, te la presenta proprio. È un ologramma l'asticella della narcisista ed è sincera la narcisista, a modo suo. Poi distinguiamo la overt e la covert. La overt, diciamo, è molto più semplice, una narcisista sincera, ha un'asticella altissima sicuramente, ma verbalizza subito quello che non va nella relazione. Lo fa costantemente. Se tu rimani nella relazione perché ho un problema di codipendenza, vedi i segnali e io che vi sento, beati Marti, lo sapete dall'inizio che avete a che fare con una persona esigente. Se non volete vedere, avete un bisogno comunque di conquistare l'impossibile. Ecco. Non fa problemi la donna overt, la donna che gli piace piacere, la donna anche rifatta, la donna che ti fa selfie a rotta di collo, la donna che flirta con gli altri, te lo dice pure che lo vuole fare. Non è quello il problema più che altro è costituito dalla narcisista covert, che è molto più insicura delle narcisiste patologiche overt. Quelle che conosco io sono le mie migliori amiche, diciamo la verità.
Da mettere al cappio sono le covert, quelle donne che in apparenza mantengono un basso profilo, un profilo di donne tranquille, di donne sagge, di donne che ti ascoltano quando non gliene frega un cavolo di quello che stai dicendo, che tu sia una donna o che sia il suo uomo. Devono conquistarti perché sei bello impossibile. Devono soddisfare il loro bisogno di sentirsi un pochettino meglio di quanto non si sentano e non si siano mai sentite. Però un minimo di bellezza ce l'hanno sempre avuta, qualche talento ce l'hanno sempre avuto, soldi zero perché le covert sono le bambine che devono essere accudite, quindi sono cavoli tuoi. Non accettare mai di avere a che fare e di salvare una donna bambina, perché essa è rovinosa questa cosa. Meglio sempre e comunque avere a che fare con una overt, anche narcisista o con tratti narcisistici, che è autonoma, indipendente e che è più semplice da gestire. La donna overt ha bisogno di un uomo bambino, fondamentalmente, di un uomo da accudire. Gli danno. Eccitano proprio la donna overt e gli uomini bambini, non ancora cresciuti, con un potenziale magari, no? Che però rimangono con lo spirito bambino. Hanno desiderio di maternità, proprio per la loro indipendenza, per il fatto che molte donne narcisiste overt non hanno neanche voluto figli nella loro vita, hanno bisogno di esercitare questo senso materno inesplorato e inappagato. Quindi tu farai il bambino, che devi comunque mantenere, dei tratti di virilità, però assecondare la saggezza della narcisista. Lì va tutto bene. Peggio è se è una covert, lo dico proprio veramente con tanto di certezza, di rassicurazione possibile, cioè senza ombra di dubbio. La covert invece è l'eterna bambina che si finge ascoltatrice, si finge accudente, ma in realtà vuole solo sentire appagato un desiderio di, cioè, vuole una seconda paternità, ti vede come padre putativo, no? E devi soddisfare i suoi capricci. Sempre, comunque, è una donna che ti romperà sempre i coglioni e ti leverà un sacco di soldi. Insomma, cosa voglio dire? La donna overt, se è una vera overt, ecco perché poi overt e covert si possono anche mischiare, se è una vera overt, si rivelerà subito per quello che è. È colpa tua se la vuoi sfidare a tutti i costi. Hai un problema se la vuoi sfidare a tutti i costi, perché si rivela molto subito. La donna covert sicuramente può distruggerti di più. Ma perché tu vuoi essere distrutto? Sei attratto irrimediabilmente da una donna bambina. Perché la donna covert, questo è. La donna overt ha la sua spocchia e quindi vuole trovare una persona, diciamo, un discepolo. Un discepolo che la segua, che l'ascolti, che faccia quello che vuole. E, beh, si rivela molto presto, insomma. Ed è molto più sincera, però, perché non ha gli stessi problemi di autostima di una donna covert che invece ha. Quindi la donna covert è una donna bambina, una donna che sicuramente potrà avere te, un'altra relazione. Se tu sei il bello impossibile, avrà sicuramente l'uomo di turno, invece è disponibile, che l'aiuta anche economicamente, eh? Cosa che la donna overt non fa, perché la donna overt tradisce meno della donna covert, sia chiaro. La donna overt non ha bisogno di fare sesso. Poi veniamo alla sessualità, per stringere, della donna narcisista. La donna narcisista ama avere il controllo. Eh sì, perché non è che possiamo adesso omettere quelle che sono le caratteristiche di una patologia, è chiaro. Quindi la donna overt vuole il controllo come la donna covert, ma la donna overt esige il controllo
nel sesso, in che modo riesce ad avere l'intimità più elevata, quindi il massimo della soddisfazione sessuale, l'orgasmo, mettiamola così, solo se non percepisce la paura dell'altro, quindi quando è sicura dell'amore dell'altro, pur stimandolo e pur ricevendo degli impulsi dall'altro, deve percepirne la forza, però non avere la percezione di non avere controllo sull'altro. Quindi il controllo deve mantenere, pur percependo la forza dell'altro. La donna covert invece nel sesso com'è? La donna covert invece, se ha il bello impossibile, si dà come una geisha per poi punire la mancanza di attenzioni dell'uomo che vuole concupire, quindi si eccita moltissimo all'idea di essere una vittima, ok? Di essere una geisha, ma non geisha nel senso giapponese, geisha nel senso italiano, cioè proprio io ti do il massimo del sesso, proprio l'approfittatrice sessuale, ti do il massimo del sesso godendo anch'io perché tu mi possa amare, che non è un'aspettativa invece della overt, che ha un problema sessuale, nel senso che la overt non ha bisogno a un certo punto, facendo sesso con te, di avere veramente la tua approvazione in tutti i sensi. La donna overt sa che la stai stimando, sa che è una dea, lo sa già che è una dea, e quindi è più difficile avere il controllo sessuale, avere l'orgasmo, perché la donna overt sa già di avere un potere su di te. Quindi, per essere stimolata ad avere l'intimità più elevata, devi un pochettino destabilizzarla di più, cioè negare un pochettino il tuo amore, negare a lei l'illusione del controllo. Non do pareri sull'uomo ideale del narcisista, come puoi prenderli da tutti gli altri coach. Spesso, e ha ragione Anita in questo senso, coach e psicologi o psicoterapeuti hanno il dente avvelenato. Abituiamoci invece a capire le logiche di codipendenza dal narcisista. Solo così possiamo uscire da questo tunnel di ossessione. Siamo liberi, viva la libertà! Un bacio a tutti, ditemi quello che pensate in merito. E vi saluto, buon amore, buona ossessione, buona martitudine, ecco.